now. Coming through, coming through, coming through now. Shake it up your seat, hold the drive. Coming through, coming through, coming through now. Coming through, coming through, coming through now. Coming through, coming through, coming through. Watch where you're going, hold the drive. Vero? Beh, questo sì che è interessante. Che ne dici di andare a discuterne fuori? Per me non c'è problema. Oh, che gioia, Absalon! Ascolta, so che sto violando gli accordi di Gohan. E sì, forse lo faccio perché dopo l'incidente e l'ermano sono ancora traumatizzato, ma... io non posso permettere che la cosa vada avanti! Quella Kiki... quella cosa... è tutto ciò che una Kiki non dovrebbe essere! Accetterò qualunque punizione dopo questo scontro. Ma non si può andare avanti con questo degrado! Ma no, cosa hai capito? Sono qui per farti una proposta. Eh? Cosa? Non te lo nascondo. Tecnicamente hai già violato almeno un accordo. Ma se lo sfidi ufficialmente a un duello dei Gohan, chiuderò un occhio sulla questione. Anzi, farò da arbitro all'incontro. Un duello dei Gohan? Musica per le mie orecchie! Ehi, Emo. Ora ti spiego cos'è un duello dei Gohan, dato che queste cose non le sai. Gli accordi di Gohan permettono ai vari Gohan di sfidarsi per certe ragioni. Cavolo. Una volta c'è stato un duello per un McChicken. Io tutto sto problema non ce lo vedevo, siccome sono più un tipo da KFC. Se vinci tu, sia noi del consiglio sia Black ti lasceremo in pace. Ma se vince Black, non solo lasceremo impuniti i suoi misfatti, ma gli daremo anche totale libertà nella rieducazione di tua madre. In fondo è vero, è così cagna che non la riconosco. Tieni presente che per vincere bisogna mettere a tappeto l'avversario. Tuttavia, in questi duelli sono morti diversi Gohan. Accetti le condizioni? Si può sapere chi cazzo sei? Sto duello vuoi farlo oppure no? Francamente me ne sbatto il cazzo. Basta che se vinco vi sciacquate dai coglioni. Se promettete di farlo, accetto di fare sta cagata di duello. Eccellente. Hai sentito, Sdruma Cappelle? Se vinco io, puoi tornare ad essere la solita madre di merda. Mi dispiace. Che cosa? Figliolo, io sono una pessima madre. Il fatto è che tuo padre non è mai a casa e io mi sento così sola che non riesco a farne a meno. Darmi della cagna o della vacca sarebbe un insulto al regno animale. Cavolo, mi è venuta voglia di un toy boy. Guarda che in un universo alternativo noi siamo madre e figlio. Appunto, alternativo. Black Gohan ha ragione. È vero che devo cambiare, ma costringermi ad una rieducazione forzata non è il modo giusto. Le persone devono poter cambiare con i loro tempi e per le loro ragioni. Perciò ti prego, figliolo, vinci! Ah, Gohan! Sono fiera di te. Certo che avresti anche potuto dirmelo prima. Siete pronti, ragazzi? Via! Devo confessarti, Gohan, che sono impressionato. Non capita tutti i giorni che un Gohan della tua età si trasformi in El Blanco. Sono così impressionato che voglio concederti tre colpi prima di farti ammirare la mia forma finale. Così capirai chi vincerà questo duello. Ma che cazzo sta succedendo? Sono diventato El Blanco. Eppure a Black non fa né caldo né freddo. Minchia,
Guardalo lì com'è tranquillo. Potrei fermarmi un attimo a riflettere sul perché. O se no, colpirlo molto forte. Oh, complimenti, Gohan! Questo attacco te lo valuto 2 su 10. Oh, 4 su 10. Senti, Gohan, secondo te come se la sta cavando, Emo? Ah, sta andando uno schifo. Uno schifo? Ma sei già riuscito a mettere a segno 3 colpi? Colpi permessi da Black. E comunque, non gli hanno fatto quasi niente. Magnifico, assolutamente magnifico, Gohan. Questo attacco era un 6 su 10. Molto meglio dell'ultimo. Com'è possibile? Mi aspettavo che non ti reggessi in piedi, come la mamma quando si è fatta sfondare da Broly. Bei momenti. Bei momenti. Te lo dico io il perché, Gohan. Ti informo che quella lì non è la vera forma El Blanco. Cosa? Bisogna soddisfare certi requisiti per sbloccare il potenziale di El Blanco. Non è sufficiente bere una tequila magica. Per sfruttare appieno El Blanco, quel che ci vuole è un innesco emotivo. Sì, esatto, Gohan. E siccome tu non fai altro che soffocare le tue emozioni, non può raggiungere la vera forma El Blanco. Detto ciò, ti faccio vedere il non plus ultra dei potenziamenti. Molto bene. Ora tocca a me giocare. Stupendo, non trovi? Questa forma io la chiamo Rosa. Super Saiyan Rosa.